Cioè, una volta erano quasi tutti pescatori. Appunto, c'era un'economia del paese di Sì, pescatori ma questa, no? adesso ci sono pochi. Le barche ce n'erano tante di più. Hanno Andavano a chiuso, c'è le pescare. barche, ma ho sentito che si pescava le cose, no? Eh Si può. sì, le Le cozze, cose, le cose. i molluschi, insomma, E c'erano dei eventualmente il finanziamenti, capalosso. e c'erano dei sovvenzionamenti, no? Eh Cioè, lo Stato sì. dava dei contributi, no? Una volta sì, chi andava a pescare. Adesso Ma non adesso invece c'è lo più niente, Stato li invece. fermano, addirittura li fermano adesso. Li fermano anche dei mesi. E le barche che fine fanno? Cioè, queste barche qua. Vanno via, ma c'hanno i vai come si chiamano, le cose quelle nere, insomma, Sì, le noi ti cozze. chiamiamo i E peocci, piove. i vivai quasi, Mare. quasi tutti, il mare, però, Cioè una, adesso vanno a piogge sì. soprattutto. Ma li allevano oppure Sì, li li levano, allevano? Sì. mettono delle corde, Sì, mettono sì, dei sì. piccoli E in quelli hanno mare. un mercato perché poi Eh vengono dalla sì, Spagna eh sì. soprattutto. No, ma quelli della Spagna sono differenti dai nostri, sono più buoni i nostri. Più buoni i Quelli sì, nostri. più buoni sì. E di cosa si vive adesso qua, Cristian? Niente, lavorano al CTU, lavorano anche gli orti, una volta c'erano tanti orti, Ecco, adesso. dall'inizio di Pedestrina fino a San Pietro, c'erano tutti gli orti, adesso E adesso non coltivano più. non continuano più. Per esempio Quindi io tutta la verdura viene fuori. avevo mia nonna che coltivava gli orti. E tutta la verdura viene fuori allora adesso. Eh sì, tanti ce l'hanno loro all'orto suo, Però qua pochi ma no, orti, qua cioè ormai, di là. e qua hanno fabbricato case, anche qua c'erano gli orti, hanno fabbricato case, insomma, qua in fondo di là. Ma là, una volta era proprio tutto pieno, adesso Sì. ognuno ha il suo peso, ma ormai non vedono più. Ma ci sono anche molta gente che viene da fuori, che ha la casa qua, oppure sono tutti che abitano nel No, posto? adesso sono quasi tutti padovani Perché ho che visto che, mo comprano le che case. molte case Comprano le sì. case. Per esempio, io abitavo in fondo vicino alla chiesa Sant'Antonio. Ho venduto la casa a quelli di Este. Destra, sì. Qua per esempio, questo è la maestra, questo è un padovano. Questo è uno si dice, non fa di quadri, ha una mostra di quadri, insomma fa, È una galleria d'arte. bravo, una galleria d'arte, e la moglie è, A Padova la galleria d'arte? sì, la moglie ha una cosa di vini da Ferrari, di vini Ferrari, Ah. la moglie. Poi c'è un altro da Vicenza qua, questa è l'altra celeste, è da Vicenza che ha Ma comprato. chi ha comprato la... Perché qua le case costano un casino. Costano abbastanza soldi, sì, ma purtroppo li comprano. Chi compra la casa qua, insomma, ci viene un Ciao, mese, adesso, due, per insomma. esempio, loro non vengono quasi mai, perché Appunto. non gli piace neanche venire d'estate, gli piace venire più d'inverno, questi qua. Però c'hanno figli che vengono ogni tanto, il sabato e la domenica vengono qua. Sì, è grande anche. Sì. Ho capito, ma qui le case costano troppo, no? Lo so che costano troppo. Ci sono tanti in vendita adesso. Poi anche la vita è cara, no? Sì, perché difatti, tanti vanno a Chioggia a prendere, non so, mangiare a loro, perché Costa costa meno. meno. Purtroppo una volta c'erano tanti pescatori, orti. Adesso tutti lavorano a CTV, lavorano a Spassini, lavorano Cioè fanno lavori in ospedale, pubblici. sì, in ospedale. Ah, quando Per esempio io lavoravo in ospedale, lavoravo al 118 a Venezia. dove? Venezia? L'ospedale Ospedale di Venezia? civile, 118, con le ambulanze 118. sono in pensione. Quanti anni ha lei? Io 72, domani, proprio sono andato a lavorare in ospedale 75, ma non lavoravo al civile, però lavoravo agli anziani praticamente. Dopo Quindi hanno chiuso nell'82. al 118, dove c'è l'infermiere? Barelliere. Eh? Un barelliere? A Venezia era una fatica perché non ci sono ascensori. Pensa, il Lo primo lavoro che so. sono andato a lavorare
bareliere, sono andato sulla casa più alta di Venezia. Portare un signore. Al ghetto allora? Al ghetto? Perché le case più alte di Venezia sono al ghetto, no? Sì. E sono andato al quarto, quinto piano. È meglio che la casa non era, era larga, con la sedia, hanno portato in due. E via, sempre più stessa. L'ultimo piano ho dovuto andare in casa sua, prendere la sedia sua, perché la nostra era grande, e mettere sulla sedia e portare su. Poi ho detto, così è questo lavoro. Adesso dopo ho fatto l'abitudine. Quando uno sta male qua, a chi fate riferimento? 118. 118 di Mestre. Da dove viene? Di Mestre. C'è qua a Pestina, c'è un distretto. Ho visto che c'è un... Sì, c'è un distretto qua, c'è l'ambulanza. L'ambulanza? Sabato domenica. Adesso, sabato domenica d'estate, c'è anche il motoscafo. Ma quindi... Li portano a Chiusa o... Quindi avete un motoscafo, cioè invece che una, un'ambulanza, sì, c'è un motoscafo? Sì, un'ambulanza... Che fa per via mare. Via mare, Una barca. Vado perché sono il telefono mio figlio. Li portano a Chiusa o a Venezia? Sabato domenica li portano a Chiusa, se no li portano a Venezia. E anche lei allora è qua di... 86 anni. 86 lei? 86, no. Oh mamma mia. 86, compì ai 20 di giugno, ne ho compiti. Tutti passati qua? Tutti passati, a pescare, basta, a pescare. Ah, lei era pescatore allora? Pescatore, sapeva le vongole io. I caparossi, ecco, si dice. Le vongole? Vongole. E sono un ragazzo che pesca le vongole, cosa mio. Suo figlio? Figlio, ecco la barca piccola, questa bianca, con le vongole del ragazzo adesso. Io pescavo anche massa da anni. Erano anni buoni i suoi? Eh? I suoi erano anni buoni allora? Anni buoni proprio. E adesso i giovani cosa fanno qua? Ma i giovani fanno altri lavori, sono andati sui lavori. Ma lasciano l'isola o rimangono? Rimangono, sempre, no. Io, il ragazzo mio è sposato una calandese, una del Tailandia, e dopo alla persa è morta, alla persa da 29 anni, alla persa, il ragazzo mio, la portata di cinere in Tailandia, ma dai, una ragazza cala, se l'ha fatta venire qua da Tailandia, no, perché non dava niente in Tailandia, l'ha fatta venire qua la ragazza, e dopo un'altra malattia è morta da 29 anni. Ma la ragazza, quando si era sposata la ragazza è venuta a vivere qua nell'isola? Sì, sì, sì. Da là l'ha portata qua in isola. Era da 10 anni che l'aveva qua. E si è adattata, viveva bene, era contenta di stare qua nell'isola? Altro che contenta la gera, altro che contenta. Ma dai. Quindi insomma lei è passato una vita da pescatore sempre qua. E poi ho perso un ragazzo da 52 anni a Napoli, perso un ragazzo che giocava il calcio a Napoli, da 52 anni ho perso un infarto. E poi non abbiamo tolto la moglie. E lei adesso è qua con la moglie allora? No, morta anche la moglie. Ha perso anche la moglie? È morta anche la moglie. Allora adesso vive qua con suo figlio? Questo qua. Quel pescatore insomma? Questo qua. È uno da Venezia che è un ragazzo. Quanti figli ha avuto? Quanti figli ha avuto? Aveva tre figli e una figlia. Ah, ma come me? Sì. Morta la figlia anche, da 44 ho perso la prima morte la figlia. E da 52 ho perso il ragazzo da Napoli. Abitava a Napoli. E adesso due sono vivi allora? E due sono vivi allora i figli suoi? Sì. Due sono vivi. Sta a Venezia, quello lavora in regione, lavora. E sono rimasto con due, ho perso tutto, dico tutto così, tutto. E mi ho detto, Signore, ti prego torna a me e lasciare qua qualche ragazzo di qui da costare. E se il Signore vuole così, vede. E la vita è così, insomma, cosa vuoi fare? Il Signore vuole così. Purtroppo. Però sono una bella... C'è una bella calma qua, no? Sì, sì, sì. Si sta bene qua, qui si sta anche massa bene. D'inverno con la più calma. D'inverno sappiamo c'è le nebbie, c'è il po' di nebbia. Ma con la più calma d'inverno. D'inverno c'è tanta umidità però.
l'inverno sì, l'inverno, l'inverno che mi fa. Ma di sta si sa molto bene qua, si sa molto bene di sta. È sempre un po' di ariete, sempre sì, un po' ventilato. Sì. Abbiamo il mare di qua, dalla prima di qua, siamo in mezzo all'acqua qua. Abbiamo tutto. E saranno 150 metri il massimo. 200 metri 200 sì, dove è più largo? Il massimo 200. Una volta non c'era la spiaggia, una volta c'erano gli scogli. Nel 66 eravamo in pericolo, nel 66 l'acqua alta fino a... Abbiamo l'acqua a mezze case. Non vi è mai venuta, dopo il 76 non l'avete mai? No, dopo hanno fatto questo. Hanno fatto tutto qua, hanno fatto questo. E con questo non avete più avuto acqua? No, dentro. Non c'era, basta, non l'abbiamo più vista. Ci sono le cose, cioè, sono le pompe. Perché qua comunque non... è tutta terraferma, voi non siete fondati su palafitte, no? Cioè no, l'isola no, è solo terra, non è come Venezia. È venuto i ciatraroni da Venezia, le barche grandi a portare via la gente che erano in pericolo per partire. Sì. E il mare ha rotto tutto, il mare rompeva tutto il mare. Un disastro. Nel 76? Nel 66. L'anno della alluvione? Sì, l'anno della alluvione. L'anno della Firenze. È l'anno dell'alluvione. Ma eravamo in pericolo proprio nel 66. Si aveva rotto il mulasso, no? Passava l'acqua per sotto proprio. Adesso in quei murassi la tengono, non so se ha visto, c'è il campo sportivo, non so se sì, ho visto. Le case che ci sono di là del campo sportivo, là era tutto, non c'erano case però, era tutto vigne, tutto, là era andato via tutto, là c'era un fiume praticamente, andava fino in laguna. Che pericolo che c'era. Ha fatto vento in terra, l'acqua è cresciuta tutto su un colpo tanto e poi è andata giù. Il vento intero ci ha salvato. Perché se restava sempre sirocco, l'acqua veniva sempre su, sempre su, sempre su. Ma vita qua, sempre su. Tanti erano scappati già via, con le barche, con la roba. È venuto dei sataroni da Venezia a portare via la gente. La zona più bella dell'isola ad abitare questa? Sì, no? Forse qua sì. Forse in fondo è ancora più calmo di qua. Non questa chiesa, l'altra chiesa. Dopo, dove ci sono gli scarpa? Dopo gli scarpa? Gli scarpa praticamente. È ancora più calmo di qua. Poi finisce dopo dove ci sono gli scarpa, no? Scarpa, c'è il cantiere, finisce, no? C'è il cantiere, ci sono gli orti. Dopo c'è il campo sportivo di San Pietro. Praticamente mi sembra più bello, cioè più tipico come casa qua. Sì. No, ma su per giù, San Pietro come qua, su per giù. Come case. Una volta eravamo qua, eravamo in 3.500 qua e 1.500 a San Pietro, adesso siamo in meno ancora come abitanti. 4.500 mi hanno detto più o meno. Anche meno. In tutta l'isola oppure qua? Tutta l'isola. Una volta c'erano 3.500 qua e 1.500 a San Pietro. E adesso tanti sono andati a abitare a Mestre, sono andati... Voi fate riferimento al comune di Venezia comunque? Sì. Quindi per l'anagrafe e per tutto c'è l'ufficio qua? Sì, no, abbiamo qua. San Pietro viene qua. No, grazie. Indiana è pro selva. Quindi insomma avete qua un ufficio per fare le pratiche per il comune, non ancora che andate a Venezia. Sì, tutto, no, abbiamo qua. Questa è la prima volta che lo vedo questo qua. Gigi. Ciao. Sono arrivati anche loro oggi, proprio diciamo che bello che non ci sono. No, ce ne sono pochissimi qua, c'è pochissimo, proprio quasi nessuno. È già 2-3 sere che arriva. E lei ha anche figli? Uno, abita a Lido però. Non abita qua. Sì, lavora, anche lui lavora le sue barche di Spassini, perché guida la barca di Spassini. Avete un dialetto più chioggiotto qua che noi veneziano, vero? Più che chioggiotto, ma... Mi sembra io, un po'... Io, quando ero militare, per esempio, mi dicevano che se ero triestino. Triestino? No. Sì. Triestino che lei è più stretta. Un po' più stretta, però diverse parole abbiamo come i triestini. No, chioggiotto attira la longa, chioggiotto. Chioggiotto attira proprio la longa, chioggiotto. Praticamente io,
Sono nato qua, sarei da sottomarina, mio papà era sottomarina. Sottomarina. La sera, fra mezz'oretta, un'ora. Cosa si fa la sera qua? Niente, si va a mangiare gelato, non c'è né Cina, non c'è la bar, una volta c'era la bar, c'era anche due Cina una volta. Ma adesso c'è, non c'è proprio niente adesso. E quindi la gente che è qua cosa fa? Si va a passeggiata, si va. Passeggiata, gelato. Si va a mangiare gelato. Sono due gelaterie, perché, ho visto. Sì. No? Dopo non c'è più. Sono appena mesi anche questa qua. Saranno tre anni, chissà, quattro. Hai visto quel coso l'ha fatto così? Sì, caso. Cosa sono quei cani? No, quello era un... Sono per pescare? Era un no, era un pittore che è venuto da Milano nel 73. Si 73. Lo chiamavano Giorgio Foresto. Forest, mi pare. Giorgio era a Venezia, cose d'arte, al museo d'arte. Era bravo. Qua, dal barbiere qua. Sì. Dove c'è il barbiere? C'ha tutti i quadri che ha fatto. Il barbiere, i quadri di questo pittore qua? No, il barbiere ha fatto sì, tutti i quadri del. Cioè, ho visto qua. Che c'è un barbiere qua. E lui. C'ha dei quadri tutti. Per esempio, ci sono. No, io non ci sono qua, me l'ha fatto uno. Ero in pullman. Stavo venendo a casa da lavoro, ero in pullman seduto così, che io mi abitavo qua vicino. E siamo smontati dal pullman. Mi ha dato il quadro, non sapevo che aveva fatto. Ha fatto il ritratto così, insomma, senza che se ne accorgesse. Ma lui allora lavorava lì? No, lui ci ha fatto con tutti i pezzi di legno che ha trovato in mare, sì. In spiaggia, in mare. Ha fatto tutto quel casotto, abitava là, cioè aveva la casa qua, però... Si è fatto quel casotto e andava ad abitare dormiva, là? Dormiva quasi sempre là. E ci lavorava anche, sì, magari? Sì. No, forse, non so se si lavorava. E li lasciano fare quei casotti là? Cioè. Sì, li lasciano fare, sì. Sono tutti casotti. Ecco, quelli là per esempio sono casotti dei pescatori. Ma questo, quando è stato che ha fatto, che sono volati via dei tetti, e là ha fatto una tromba d'aria, quello è stato intatto. Dei camini, dei tetti, e quello è stato intatto. Quindi se vado dal barbiere vedo i quadri con le firme di come si chiama? Tutti. Diciamo. Poi ha dato dei quadri anche a Venezia, cioè era famoso? Sì, sì. Non mi ricordo il nome, si chiamava Giorgio, lo chiamavo Giorgio Foresto perché veniva da Milano. Era milanese. Nel 73. È venuto proprio il 4 agosto qua. E poi è rimasto qua finché è vissuto? Sì, è rimasto qua. È morto qua? Sì, è morto qua. Giorgio Foresto. Giorgio Foresto, esatto.